Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torna l'appuntamento fisso che porto circa ogni 3-4 mesi, 4 volte l'anno così, il FAQ Time. Questo FAQ Time in cui voi mi ponete le domande, io rispondo semplicemente calcio e non calcio. Ovviamente di solito le domande sono sul calcio perché chiaramente il canale parla di quello. Sono felice della vostra partecipazione, come sempre l'Ask Marchese è l'hashtag per farmi le domande che nel caso in cui non abbiate avuto risposta adesso si rimanda al prossimo appuntamento che indicativamente dovrebbe arrivare per fine estate, cioè siamo a maggio, 3 mesi sono agosto, agosto-settembre. Sono felice delle domande, vi dico già che non leggerò le domande come sempre, ma decido che le domande ve le lascio proprio lo screen davanti, quindi potete in un secondo leggerla, e io risponderò sopra in modo che capiate di cosa sto parlando. Così risparmiamo qualche secondo. La sigla e poi iniziamo. Partiamo con Riccardo che mi fa una domanda. Intanto Riccardo è un amico, quindi la cosa mi fa piacere perché vuol dire che un amico che mi segue, un amico di quelli vicini fisicamente parlando, oltre ai fan che magari sono lontani, mi fa molto piacere questa cosa qua. Sì, secondo me è una bufala perché non avrebbe senso come operazione. La Juventus non si priva mai dei giocatori importanti tranne cessioni richieste dai giocatori stessi. Non credo che dopo un anno e che anno dalla scorsa voglia già una cessione. È una fuori da ogni logica. C'è un mondiale di mezzo che poi tra l'altro potrebbe solo valutare, dare la scosta ancora di più, quindi sarebbe difficile anche per gli stessi contendenti soffiarcelo, ma credo che la scosta è un giocatore che rimarrà, cioè credo che sia una cosa buttata là un po' come tutto il resto, perché ultimamente tra entrate e uscite abbiamo circa metà rosa che non c'è più, metà rosa che è già subentrata, non si sa come, quindi è una delle tante sparate che finirà con un nulla. La domanda di Roberto è interessante, forse molto molto veramente interessante. Non c'è la difficoltà? Sì, c'è la possibilità che si produci uno dei due. Io penso che quando hai due portieri molto forti sia difficile gestirli, soprattutto contando che Szczęsny sarà il titolare, quindi più che altro il problema sarà solo per Perin. Perin che è un giocatore che al Genoa ha fatto benissimo, che si è ripreso dopo l'infortunio più o meno un anno e mezzo fa, molto grave, che è sempre, secondo me è sempre stato uno dei migliori italiani in circolazione, forse anche il migliore tra i più giovani aspiranti portieroni. Però c'è da dire che in effetti le partite sono quelle e solitamente un portiere ha bisogno di giocare molto, molto, quindi non come un altro giocatore di movimento che può anche stare in panchina una volta sì, una volta no. Un portiere ha bisogno di continuità e in effetti, ok che il livello degli ultimi anni era molto alto, però parliamoci chiaro, Buffon ha avuto portieri molto forti, ma Storari, che era un portiere anche già vecchiotto, che non può bruciarsi dopo i 33-34 anni. L'altro era Neto, che secondo me è un portiere, che infatti poi è andato via per questo motivo, ma non un portiere non forte, non fortissimo perlomeno. Szczęsny si è abituato alla permanenza in panchina, che poi in realtà si è smezzata tra infortuni e scelte tecniche, però Szczęsny ha accettato un anno di panchinaggio come secondo, sapendo di avere un posto da prima, in prima linea. Adesso che ce l'ha, Perin potrebbe essere un discorso così. È vero che Perin vuole rilanciarsi e fare il passo in avanti, quindi magari non è detto che si adotti il metodo del primo portiere, il primo gioca sempre, ma magari un metodo meritocratico in cui gioca chi sta veramente bene e sta facendo bene. Vedremo un po' di rischio molto alto, quello sì. Ciao Chiara, su Higuain, io ho sempre detto quando è arrivato a Juventus, magari qualcuno ha storto un po' il naso, perché per Higuain potrebbe essere a lungo andare un problema, e non Higuain giocatore, ma Higuain carta d'identità, Higuain prezzo. Pagare 90 milioni per un giocatore creato nel 2016, quindi aveva 29, andava per i 29 anni, ma 29 anni erano, e pagare 90 milioni per il discorso dell'ammortamento e così via, di cui non voglio soffermarmi, però in effetti è un problema in questo momento venderlo. Attualmente un giocatore come Higuain, per non fare minusvalenza e quindi non incorrere in perdite di valore, devi venderlo a non meno di 54 milioni. Ok che adesso sono iperpompati i prezzi e quindi magari uno dice magari qualcuno gli dà anche 54 per un giocatore che va per i 31. Però è vero che può anche non trovarlo, quindi magari il prossimo anno che ne ha 32 e milioni saranno circa 36 più o meno, il problema è più o meno lo stesso. È un problema in effetti come dovrebbe gestire la cosa da Juventus. Continuando con Higuain o trovando un pollo che accetti uno scambio alla pari con giocatori più convenienti, tanti dicono già che ci sia questo possibile scambio tra Morata e Higuain. Non credo che avvenga perché non credo che al Chelsea siano così polli a fare una cosa del genere. Lo facessero sarebbe veramente da parte nostra uno sgarbo, perché Higuain è molto più forte attualmente di Morata, faccio l'esempio, è un giocatore molto forte, però l'età è quella e passa per tutti, e tra l'altro giocatore Higuain che arriva molto tardi in forma e finisce molto presto. Quindi a livello fisico non dà moltissime garanzie, ma da quello tecnico nulla da dire. Però chiaramente uno fa le valutazioni. Per
Quindi credo che sia molto difficile il tipo di gestione che potrà fare, che avrà la Juventus nei confronti di Higuaín da qui ai prossimi anni, e sono curioso di vedere come si libererà da questo, che potrebbe diventare un peso. E non perché Higuaín sia scarso, scarso, ripeto, anzi, non lo è, anzi, è fortissimo, ma perché ci sono delle condizioni che lo mettono appunto in difficoltà dal punto di vista sia di rendimento per il corso dell'età, che dal punto di vista economico per quanto riguarda la Juventus, che ha uno stipendio molto alto da tenere presente. L'unica alternativa appunto è che, come ho detto prima, potrebbe essere solo Morata, perché sinceramente gli altri attaccanti, tolti quelli forti, i top che sono irraggiungibili anche per la Juventus, i vari Icardi, i giocatori che trovi nella Serie A, secondo me non sono a livello di Higuaín. L'unico che può ambire a livello di Higuaín, anche con caratteristiche diverse, è proprio appunto Morata. Ciao Davide, che intanto vi invito a seguire, che è Football is My Life, YouTube Football Project, trovate il link qui sotto, così via, seguitelo e seguitelo. Allora, tante domande. La prima domanda è sul pacchetto difensivo della Juventus. Sui terzini lascio il punto di domanda perché veramente non ci sto capendo niente tranne De Sciglio e Spinazzola, che però per me è l'acquisto di gennaio visto l'infortunio. In centrali secondo me resteranno quelli che sono, e con Rugani Caldara che è il new entry, e Benedetto Chiellini. Secondo me se restano così, credo che, cioè, va benissimo, con Barzagli quinto a subentrare in caso ce ne fosse bisogno. Quindi secondo me il reparto difensivo per me sono i terzini, perché il reparto difensivo centrali, secondo me è a posto, salvo cessioni, chiaramente poi deve submettere qualcun altro. Però veramente sono soddisfatto dei quattro di centrali, appunto, e i terzini sono veramente un punto di domanda al quale non so dar risposta. Sul Sassuolo, beh, io l'unico che ho in mente è Berardi, che secondo me prima o poi dovrà fare questo salto di qualità che non ha mai fatto. Secondo me non ha la testa per farlo, ma la tecnica sì. E secondo me prima o poi si accaserà alla Roma con Di Francesco. Io credo che lui sia l'unico uomo che può essere interessante per i big. Poi abbiamo Mlirola, che è stato ceduto alla Juventus dopo che era appunto stato preso, che secondo me non è all'altezza del nome che inizialmente gli veniva attribuito. Per il resto sinceramente non so cos'altro, cioè, ci sono giocatori che comunque che possono essere in orbita di qualcuno di più grande, ma parlare di big è troppo. L'unico è Berardi, che potrebbe aspirare alla Roma contando la Roma appunto come big. Per il resto veramente non saprei. Riguardo il discorso Europa, il Sassuolo ha fatto una cosa più unica che rara, che difficilmente si ripeterà, un po' come l'hanno fatto altre squadre tipo l'Atalanta, come la Sampdoria, anche il Catania una volta, non mi ricordo più. Insomma, alla fine sono squadre che vanno in Champions, neanche in Europa League una volta per caso, ma difficilmente hanno un progetto così lungo e solido e saldo da portare avanti più anni. Questa è la realtà è così, provinciale del Sassuolo. Si può sperare, si ambisce, si sogna. No, fin là. Una domanda personale, cioè che non c'entra col calcio, cosa non tolleri nelle persone l'aspetto caratteriale? Tante cose in realtà, io sono abbastanza critico, non tollero chi è molto simile a me, sono molto permaloso e la gente permalosa mi sta sulle balle, perché in realtà mi sta sulle balle io. Però al di là di tutto questo, credo che l'ipocrisia di fondo di alcune persone, che è un aspetto appunto del carattere, in realtà di come ci si comporta, la falsità è la cosa che io non tollero. Può essere una presa fatta, però a me dà praticamente fastidio chi magari anche sui social parla in un modo e poi in realtà so che fa ben altro. Ecco, questo è un aspetto che non mi piace, la falsità, la doppia faccia che uno ci mette nelle cose, nei social, nella vita e così via. Quando faremo un'altra live insieme? Presto, cioè io voglio organizzare diverse live in estate, facciamo girare un po' le persone, anche in realtà adesso volevo fare forse una rubrica, ma non voglio ufficializzare nulla perché magari poi cambio idea, in cui invito tot persone diverse ogni volta. Adesso vediamo, ma comunque in estate si fa. E un saluto. Senza Gigi la Juve perde l'esperienza, perde il fatto che fosse collante da spogliatoio, non che adesso non rimanga nessuno che possa farlo, ma Gigi era questo. Dal punto di vista tecnico però io sono molto sicuro che Szczęsny e chi arriverà insieme a lui sia una garanzia, quindi non ho nessun timore circa questo aspetto qua, ma ovviamente Buffon è un simbolo, per quando perdi un simbolo perdi tanto dal punto di vista caratteriale. Speriamo che sia qualcuno all'altezza, non dico all'altezza perché è impossibile, ma che sappia, e io mi affido al capitano Chiellini e Barzagli che restano altro anno a far da collante, quindi speriamo che l'assenza si senta solo nei ricordi, non nel campo di sé. I ricordi di Gigi sono tanti in realtà, beh, forse quello della nazionale, il mondiale 2006 forse il più alto, ma anche credo un ricordo bellissimo è il primo scudetto di Conte, in cui il Piero e Buffon alzano la coppa simbolicamente assieme, perché Buffon quell'anno ha fatto il capitano in campo e Del Piero il capitano in generale. E credo che sia una scena molto bella. E poi vabbè, l'ultima, come quello che è successo, l'addio di Buffon è stato molto emozionante. Ricordo bello fin là, nel senso che poi è un addio, è sempre un addio, e quindi c'è un fattore nostalgico molto importante adesso, a distanza di qualche giorno, però forse come tipo di evento simbolicamente è forse il più importante, perché l'addio
come quando arrivi è un momento di gioia che si contrappone a un momento di nostalgia, appunto. Ciao Stefano, invito a seguire anzi anche lui, Stefano, youtuber bianco-nero. E beh, intanto su quelli che dicono una cosa e poi pensano un'altra dopo una decisione di Buffon, io non commento mai questi tifosi qua che li reputo poco tifosi o comunque che sono poco rispettosi di se stessi e di quello che ha dato il giocatore. Chiaro che ci sia della delusione, ma più che delusione è, come dirò forse, lo dirò, ho già detto, non so, vediamo quando carico questo video, la tristezza per vederlo con un'altra maglia c'è, ma è una tristezza mia personale che non va in nessun modo a influenzare quello che è il mio parere circa Buffon. Circa la scelta, che poi anticipo quello che dirò, quello che ho già detto in realtà, è che Buffon rischi, sono triste più per lui, rischia più lui che tutto il resto, perché Buffon adesso deve dimostrare che anche fuori dal comfort zone Juventus vale qualcosa, è il numero uno ancora. E un giocatore della sua età può non esserlo, perché a livello naturale, fisiologico, puoi calare, e quindi ecco che nel momento in cui sbagliasse qualcosa verrebbe subito additato come il vecchio finito. E quindi mi dispiacerebbe questa cosa qua. Deve stare molto attento nella scelta che ha fatto o farà, perché potrebbe essere determinante per la sua reputazione e la sua immagine. Ciao Simone, in caso di partenza di due attaccanti del genere con Morata, io credo che per come sta strutturando la squadra, credo che gli esterni siano il fulcro, il punto focale del gioco della Juventus prossimo anno, quindi già il fatto che Piazza e Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado e Dybala che si adatta più o meno da esterno, non credo che andrai poi a prendere un altro bomber se non Morata stesso, quindi un gioco più che sulla palle basse, con Morata comunque è un attaccante di sfondamento, se vuole può farlo perché il fisico ce l'ha, ma comunque non credo che andrai a prendere un altro colosso da mettere. Certo che magari un low profile sì, puoi permettertelo, ma difficilmente poi andrai a investire quei soldi nel caso in cui ci dessi due giocatori del genere come Mandzukic e Higuain, e andrà a investire appunto in attacco, ma li investirai a centrocampo. Quindi potrebbe esserci un percorso contrario rispetto a quello che è avvenuto nel 2016 con Pogba e Higuain. Via un centrocampista, dentro un attaccante. Potrebbe diventare la cosa al contrario, via un attaccante, dentro un centrocampista. Quindi per alzare di livello in quel senso là. Quindi potrebbe essere questa soluzione più che trovare poi un attaccante sempre di livello che si accosti a Morata, che di livello già lo è di suo. Saluto Valeria e rispondo alla sua domanda. Credo che quel check fosse voce che scesse, ma comunque. Guarda, io sono massimamente fiducioso su Szczęsny, perché l'abbiamo già visto quest'anno, perché l'abbiamo visto prima di quest'anno con 2 anni formidabili a Roma, ma anche all'Arsenal la fece bene, che vabbè c'era altri portieri prima di lui, ma un discorso a parte. Quindi veramente massima tranquillità, io sono veramente tranquillo dal punto di vista meramente tecnico del portiere. Sì, per i terzini è da tappare, perché al di là di Alexandro meno, Spinazzola per me è il primo acquisto di gennaio. Quindi Spinazzola è come non ci fosse, tenendo solo Alexandro e tenendo solo appunto De Sciglio e Darmian, un quarto resta, quindi secondo me sì, veramente deve essere fatto un acquisto perché Spinazzola non puoi contarlo adesso, perché metà anno lo fai senza. Su Morata e Pogba io penso che solo Morata sia fattibile, Pogba sia solo una cosa cosiddetta perché fa comodo dirlo, però no, è una minestra riscaldata che preferirei quella di Morata che quella di Pogba. No, non perché Pogba non mi piace, anzi, però credo che Morata è un giocatore che si stimola molto di più, si stimolerebbe molto di più venire da noi che Pogba stesso. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero di aver risposto in modo esaustivo alle vostre domande. Vi invito a continuare a farle quando volete, quando metterò post simili. Vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video con il mio canale, quelli che saranno, adesso non so mai io quando, perché registro, poi programmo. Decido di programmare un po' secondo l'andamento delle notizie calde. Però, insomma, si vedrà e ci vediamo al prossimo video. Posso dire come sempre, alla prossima. Ciao. Paura, 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 paura.